Ciao a tutte ragazze, benvenute sul canale. Dopo tantissimi mesi di assenza, finalmente oggi riesco a registrare un nuovo video e non sarò qui a dirvi i vari motivi che mi hanno tenuta lontana dal far video su YouTube, soprattutto nel periodo estivo, perché ve ne ho già parlato nei video precedenti. Comunque chi mi segue sui social, su Instagram, su Facebook, questi motivi li conosce già, quindi non voglio essere ripetitiva e direi subito di cominciare con il video di oggi. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi vi parlerò della mia hair routine, quindi quello che faccio io per prendere cura dei miei capelli. Questo è un video che mi avete richiesto in tante, quindi sono contenta di farlo, e in realtà i consigli che vi do oggi li avrei voluti inserire all'interno di un altro video, il video tutorial del mio shampoo, è appunto lo shampoo che mi spignatto in casa, però non l'ho fatto perché ho paura che possa venire un video troppo lungo, quindi ho pensato di dividere i due argomenti, quindi oggi vi darò alcuni consigli, vi parlerò un po' di quello che faccio io per prendermi cura dei miei capelli appunto, mentre nei prossimi giorni sarà online il video tutorial del mio shampoo autospignattato. E consiglio di guardare il video dello shampoo anche alle ragazze che non spignattano i cosmetici in casa, perché in quel video, visto che so che vi piacciono tanto, ho inserito anche un do it yourself. Direi di cominciare subito ed ho scritto alcuni appunti su questa agendina, così evito di dimenticarmi di dirvi qualcosa. Allora, cominciamo dal trattamento pre-shampoo. Io semplicemente vado ad applicare degli oli sui miei capelli, non un solo olio ma due oli, e adesso vi spiego perché. All'inizio io usavo soltanto l'olio di ricino, che appunto è l'olio più conosciuto, l'olio per eccellenza per prendersi cura dei propri capelli, sia dei capelli, delle ciglia, delle sopracciglia, insomma, conosciutissimo olio di ricino. Però non mi trovavo bene, perché quando poi andavo a risciacquare i capelli, le mie punte erano così impregnate, perché comunque è un olio davvero molto pesante, io ho dei capelli abbastanza sottili, e quindi succedeva che dovevo strofinare tantissimo per poter pulire bene i miei capelli, e il risultato che ottenevo era semplicemente non di nutrire i capelli, ma di stressarli tantissimo durante il lavaggio. Quindi ho deciso di abbandonare l'olio di ricino sulle lunghezze. E sulle lunghezze metto invece l'olio Vatica o Vatica, che comunque di base è un olio di cocco con cui mi trovo davvero benissimo, quindi anche un semplice olio di cocco va benissimo, mentre sulla cute continuo a mettere l'olio di ricino, e lo faccio proprio come trattamento per renderli più lucidi e più resistenti. Adesso vi spiego come applico l'olio di ricino. Per evitare appunto di andare ad ingrassare tutti quanti i capelli e quindi poi andare a strofinare sotto la doccia, servendomi di questa pipetta io vado a prelevare un po' dell'olio di ricino e poi vado a dividere i capelli in sezioni. La pipetta, essendo rigida, vi aiuta già a fare questo, un po' come fosse un pettinino. Semplicemente vado a posizionarla così e man mano, vedete che divide i capelli? Man mano vado a spingere quassù, così scende l'olio di ricino. Quindi faccio questi movimenti, così, molto semplice, molto veloce, e a questa maniera, su tutta la testa naturalmente, anche dietro, nella parte posteriore. E facendo così vado a posizionare l'olio di ricino appunto proprio a contatto con la mia cute, quindi senza andare a sporcare i capelli di per sé. E poi vado a massaggiare la cute, o semplicemente così con le mani, oppure servendomi di questa manopola, che questa qui in realtà l'ho presa da Sephora e servirebbe per fare i massaggi anticellulite, ma io lo utilizzo appunto sulla testa, e vado semplicemente a fare questi movimenti in maniera molto delicata, e facendo così vado ad attivare la microcircolazione, e quindi l'olio verrà assorbito meglio dalla cute, e diciamo attivando la circolazione arriverà anche maggiore sangue qui nella parte superiore della testa, e di conseguenza anche maggiore nutrimento per il cuoio capelluto. E poi cosa faccio? Passo alle mie lunghezze, quindi vado a fare una coda diciamo abbastanza alta, super giù così, e vado a bagnare tutte quante le mie lunghezze. Non bagno tutti i capelli ma soltanto le lunghezze, perché io sono un po' deboluccia e se sto troppo tempo con la testa bagnata poi d'inverno mi viene l'influenza, quindi questo è un po' un escamotage, perché ho visto che l'olio di cocco applicato sui capelli bagnati mi dà maggiori risultati, quindi lo faccio, però appunto lo faccio bagnando soltanto questa parte. Quindi bagno per bene, inumidisco più che altro, non proprio bagno, inumidisco questa parte di capelli e poi vado ad applicare il mio olio di cocco. Semplicemente poi raccolgo tutto facendo uno chignon, vado a mettere una cuffietta così che il calore possa rimanere intrappolato all'interno della cuffietta e l'olio possa penetrare meglio.
E poi lascio agire per circa 30 minuti o anche un'ora, dipende dal tempo che avete a disposizione. Vi posso dire che per quanto riguarda l'olio di cocco, naturalmente essendo più leggero, va a nutrire meglio i miei capelli e li rende davvero molto lucidi. E sotto la doccia non faccio fatica a lavarlo via, perché comunque anche grazie allo shampoo di cui vi farò appunto il tutorial, che vedrete fra qualche giorno, riesco tranquillamente a lavarli senza stressarli troppo, quindi davvero l'olio di cocco sulle lunghezze mi piace tantissimo. E poi appunto sulla cute invece l'olio di ricino mi va a nutrire tantissimi capelli, e io i risultati li noto, perché non so voi, ma io qui ho proprio, se si riesce a vedere dalle videocamere, ho proprio la ricrescita di piccoli capelli, che sono, diciamo, chiamiamoli capelli nuovi. E questi qui, da quando applico sulla cute, vedete qui? Qui si nota proprio tanto. Da quando applico sulla cute l'olio di ricino, vedo proprio che questi capellini crescono molto più velocemente. Adesso non sto a dirvi centimetri, perché sinceramente non li vado a misurare, però è proprio palese, cioè si nota davvero tantissimo. Ecco, vedete anche qui. Quindi questa cosa di applicare appunto l'olio di ricino sulla cute funziona davvero tanto. E mentre ci sono, vi dico anche che sulle ciglia io non lo applico più sempre l'olio di ricino, appunto così con lo scovolino, perché mi trovavo davvero malissimo, mi si sporcava tutta la palpebra, insomma si combinava un pasticcio, ma lo applico anche sulle ciglia all'attaccatura, utilizzando il pennellino per eyeliner, un po' come faccio per i capelli. Qui sta direttamente a contatto con la palpebra e sulla testa sta a contatto con la cute. Vi posso assicurare che se provate così avrete maggiori risultati piuttosto che andarlo ad applicare su tutti i capelli o appunto sulle ciglia come fosse un mascara. Quindi detto questo, io tengo appunto in posa il tutto per 30 minuti, un'oretta. Questo trattamento lo faccio almeno una volta a settimana. E quello che vi consiglio in generale quando fate dei trattamenti, sia per la pelle che per i capelli, è di non farlo per troppi mesi consecutivi, ma di dare sempre uno stacco, di creare una pausa fra un trattamento e l'altro. Quindi magari per un mese utilizzate una volta o due volte a settimana l'olio di ricino sui capelli, e poi per un mese non lo utilizzate più. Questo farà sì che i vostri capelli, la vostra cute, non si abituerà appunto all'olio di ricino, al trattamento che state facendo in generale, e quindi ogni volta che lo andrete a fare noterete dei risultati. Quindi dopo aver applicato gli oli procedo facendo lo shampoo. Vi chiedo scusa se le cose che sto per dirvi magari possono sembrarvi delle cose banali, però ci tengo a dirvele, perché confrontandomi con le mie amiche mi sono accorta che magari delle cose che io do per scontato, perché comunque le faccio sempre, invece a loro possono risultare utili. Quindi spero appunto che i consigli che sto per darvi possano servire a qualcuna di voi. Quindi applico due shampoo, e lo shampoo non lo applico, cioè non lo metto sulla mano e poi lo vado a massaggiare sulla testa, ma lo applico in diversi punti, un po' come si fa quando si applica il fondotinta o la crema, in modo tale da non posizionare il prodotto soltanto su una parte, ma appunto andarlo a distribuire in maniera omogenea su tutti i capelli. Quindi lo shampoo non lo metto sulle mani e lo applico così, ma lo vado ad applicare qui, poi qui sulle orecchie e nella parte posteriore della nuca. A me è successo parecchie volte, non applicandolo qui dietro, che essendoci tutta questa massa di capelli, quando lo applico nella parte superiore, ecco, non si lava bene qui sotto la testa, e me ne accorgo quando poi vado ad asciugare con il phon, perché sento proprio che i capelli sono, sì, sono non proprio sporchi, però comunque non pulitissimi. È una sensazione che proprio sento al tatto. Facendo a questa maniera i capelli saranno pulitissimi e quindi poi più voluminosi e più leggeri quando li andrete ad asciugare. Io non applico lo shampoo sulle lunghezze perché appunto, avendo dei capelli molto sottili, rischio di stressarli, e anche se applico l'olio di cocco come trattamento per shampoo, non ho bisogno di andare a strofinare con lo shampoo, perché semplicemente lo shampoo che poi andrà a scivolare dalla cute quando andrò a risciacquare i capelli passerà anche un po' sulle lunghezze e quindi toglierà l'olio in eccesso. Quindi io mi trovo davvero benissimo così e vi consiglio di provare. E adesso passiamo al balsamo. Il consiglio che vi do quando lo applicate è di prendere tutta la lunghezza dei vostri capelli e di bagnarla con l'acqua tiepida, quasi calda, naturalmente attenta a non bruciarvi se siete sotto la doccia,
Però ecco, questo farà sì che i vostri capelli a contatto con l'acqua calda e con il calore aprano le squame e quindi il balsamo che andrete ad applicare potrà penetrare meglio all'interno appunto dei vostri capelli. È un po' il processo inverso che si fa quando invece a fine doccia diamo una passata con il getto d'acqua fredda per appunto chiudere le squame e quindi rendere i capelli lucidi, quindi un po' il processo inverso. Facendo così ho visto che i miei capelli davvero escono molto più nutriti dopo aver messo il balsamo. Poi niente, io semplicemente vado a risciacquare i capelli con appunto l'acqua un po' più fredda in modo tale da poterli rendere più lucidi. Finora non so se ci avete fatto caso, ma non ho mai nominato il pettine. Questo perché lo shampoo che comunque faccio è abbastanza districante, quindi non mi crea dei grovigli e quindi non ho bisogno di pettinare i capelli sotto la doccia e quindi di andarli a stressare. E il balsamo, sì, se ho magari qualche nodino me li va a districare per bene, quindi non pettino i capelli sotto la doccia. Li pettino invece appena esco dalla doccia. E vado prima a tamponare i capelli con un asciugamani e vi lascio qui il link al tutorial dell'asciugamani, asciugacapelli, non so come chiamarlo, che comunque ho fatto io e che è anche una bellissima idea di regalo secondo me adesso che arriva il periodo natalizio. E questo asciugamani appunto in cotone mi va ad assorbire tutta l'acqua in eccesso che ho sui capelli. Dopodiché vado a pettinarli ed io prima utilizzavo una spazzola di cui adesso non ricordo bene il nome, comunque una spazzola davvero famosissima, con cui però, che aveva i dentini in legno, con cui però non mi trovavo bene perché stranamente mi andava ad elettrizzare i capelli e quindi non mi trovavo bene. Quindi ho provato con questa qui, che è la Tangle Teaser, ed è anche questa un'altra famosissima spazzola che però ha tutti quanti i dentini in plastica. Questa no, non mi elettrizza i capelli, però non so se è colpa di questa, proprio di questo modello, che è il modello da viaggio ed è più piccolo e quindi ho letto che ha anche i dentini più piccolini, ma non mi va a prendere bene tutti i capelli, cioè io non riesco a passare la spazzola così, ma devo mettere una mano sotto e poi passare la spazzola in modo tale che, ecco, vedete, riesco a far aderire tutti i capelli alla spazzola, quindi entrano all'interno dei dentini e riesco a pettinarli per bene. Comunque, ripeto, magari è soltanto problema di questa perché ha i dentini piccoli, perché da viaggio, appunto, vedete, è fatta così per poter essere riposta in borsa e questa mi è davvero utilissima quando vado a lavorare d'estate, perché con il finestrino aperto, il vento in faccia, facendo anche viaggi lunghi come 3-4 ore di macchina, i miei capelli si aggrovigliano tutti, quindi questa comunque davvero mi ci trovo bene, ve la consiglio se volete una spazzolina da borsa. Per il resto niente, torniamo a noi, vado appunto a pettinare i capelli, dopodiché procedo all'asciugatura e vi ho fatto vedere come asciugo i capelli, a volte con il diffusore, a volte non. Ve l'ho fatto vedere in un altro video e vi lascio sempre qui il link per chi volesse andare a vedere. Sempre in quel video vi ho dato anche un consiglio su come spazzolare i capelli, ovvero partire prima dalle punte e poi andare dalla cute verso il basso. Questo perché se c'è qualche nodino appunto qui sulla lunghezza e c'è magari qualche nodino anche qui sulla cute, non fate altro che portare tutti i nodini che avete sopra anche qui nella parte posteriore, quindi ecco, un accumulo, un groviglio di nodi. Poi una volta asciugati i capelli, soltanto qui vado a mettere un po' di crema viso. Anche questa la spignato io in casa, ma qualsiasi crema viso va benissimo. Ne prendo proprio pochissima, la scaldo fra le mani e poi la vado a mettere qui, proprio su questa parte. Poi magari, ecco, se ne rimane un po' sulle mani, la vado a passare anche un po' così su tutti quanti i capelli. E il risultato, insomma, che crea mi piace tanto perché non sporca, non ungi i capelli, però li lucida ulteriormente. L'ultima cosa che devo dirvi è che io faccio l'henné sui capelli. Io utilizzo l'henné della Cadì, quello rosso puro, e lo faccio una volta al mese. E per chi non ha mai provato l'henné, ragazzi, davvero ve lo consiglio perché rende i capelli morbidi, lucidi e anche molto voluminosi. E li rende anche più resistenti perché proprio va ad avvolgere i vostri capelli, quindi se non avete mai provato vi consiglio l'henné neutro o l'henné rosso, poi dipende dal risultato che volete ottenere. Ragazzi, io vi ho dato tutti i consigli che avevo a mia disposizione, tutto quello che insomma faccio per prendermi cura dei miei capelli, che devo dire non sono malaccio, sono anche abbastanza lunghi come potete vedere,
Però sì, potrei fare anche di meglio perché devo confessarvi che io d'estate non ho tantissimo tempo per prendermi cura dei capelli e quindi li trascuro un po', li maltratto anche perché li acconcio in diverse maniere appunto per lavoro e quindi li stresso tantissimo. Però d'inverno cerco di rifarmi e appunto di prendere tutti questi accorgimenti, di fare tutte le cose che vi ho appena, di cui vi ho appena parlato in questo video. Fatemi sapere se voi avete qualche altro consiglio da darmi, mi raccomando, creiamo questo scambio che è una cosa che mi piace tantissimo, ed è la cosa che io appunto mi aspetto da YouTube. Spero tanto che appunto questi consigli possano esservi stati utili e tra qualche giorno uscirà il tutorial dello shampoo, mi raccomando guardatelo anche se non spignattate perché ripeto all'interno ci sarà un do it yourself. E niente ragazzi, io non ho nient'altro da dirvi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Ciao, ci vediamo al prossimo video, un bacio!